Un anno dopo ancora la Slovenia. Un anno dopo ancora la Slovenia, non è cambiato niente, dice, no, è cambiato tanto invece perché questo è un mondiale e quindi ha, secondo me, anche un valore tecnico, non perché l'europeo non lo abbia, perché abbiamo visto che nel ranking mondiale, insomma, le europee ce ne sono tante ad altissimo livello, ma è chiaro che questa è una manifestazione nella quale ci sono tutte le squadre del mondo più forti e poi comunque è un'altra storia perché è passato un anno, anche se le squadre più o meno sono simili. Ma ci sono tutti dei percorsi, insomma, sono stati dei mesi di percorso tra VNL, crescita e quant'altro che vanno considerati. È rischioso riaffrontare una squadra che hai già battuto diverse volte. Dipende da come ti metti mentalmente, nel senso che se pensi che quello che hai fatto prima, ti porti qualcosa, qualche vantaggio, sicuramente vai in difficoltà. Questa è una finale, una semifinale di mondiale e quindi chi incontri, incontri, sai che la cosa te la devi andare a prendere e guadagnare, indipendentemente se hai già vinto o già perso. Cioè non è un momento di qualificazione o quant'altro. Quindi penso sempre, questa è una domanda diciamo corretta, nel senso che dipende da come ti poni, se pensi che hai qualcosa di vantaggio dalle cose già fatte, però secondo me se pensiamo a una cosa del genere ci sarà da soffrire. Come sarà, come ti immagini la tua squadra domani dopo una grandissima prestazione contro la Francia? Beh, quello che vogliamo fare è continuare a giocare con la testa giusta, diciamo come siamo stati con la Francia, nel senso che abbiamo affrontato a viso aperto, abbiamo cercato di fare al massimo il nostro gioco e quindi la nostra idea è continuare da questo punto di vista, ma sappiamo che sarà una partita tosta perché noi l'esperienza è vero che l'europeo abbiamo giocato, l'abbiamo vinto, ma era stata una partita complicatissima. Perché è una squadra tignosa, è una squadra che sa giocare, è una squadra esperta, è una squadra caratteriale e quindi è una squadra che la devi affrontare con grande disponibilità al sacrificio, come si dice, cioè alla lotta. Ronaldo ha detto che è molto favorita dell'Italia per quello che ha fatto fino adesso e perché comunque è campione d'Europa. È Sì. molto favorita? L'Italia, sì, tu sei d'accordo? Eh no, è chiaro che non sono d'accordo. Secondo me sono favoriti loro, che sono anni. No, ma sai quanto me ne frega dei favori o non favori? È una semifinale di un mondiale. Favoriti o non favoriti? Alla fine si va a giocare per vincere questa partita. Non penso che entrino in mezzo 100.000 discorsi. Li I tuoi amuleti li hai portati tutti comunque. porto sempre con me.